Sammy Basso, la sua enorme forza, il suo pensiero sempre profondo, mai banale, la sua grande fede, la sua passione per la scienza, la sua leggerezza, ma anche la sua determinazione nello studio, nella ricerca, nel vivere la vita con una pienezza e un'intensità davvero fuori dal comune. Sammy ha saputo penetrare nel cuore di tutti e domani saranno migliaia le persone che si stringeranno a lui, alla sua famiglia, ai suoi tanti amici per l'ultimo saluto, che poi ultimo saluto non sarà perché Sammy continuerà a vivere in tutti coloro che l'hanno conosciuto, grazie proprio a tutto ciò che ha saputo comunicare e insegnare nei suoi 28 anni di vita straordinaria. 5.000 le persone attese a Tezze sul Brenta. Nell'area dietro la chiesa si preparano le strutture necessarie per la cerimonia. In municipio, riunione tecnica con le forze dell'ordine e i rappresentanti della prefettura. L'inizio della cerimonia è alle ore 15 con le testimonianze. Alle 15.30 seguirà la celebrazione della Santa Messa. Diciamo che alle persone che intendono partecipare di venire per tempo, ai nostri cittadini, quelli di Tezze, consiglio vivamente di lasciare a casa la macchina e di utilizzare le piste ciclabili che ci sono, che collegano est a ovest e nord sud tutto il territorio. Per chi arriverà in macchina saranno a disposizione dei bus navetta che collegheranno i parcheggi di Belvedere, Campagnari e Stroppari con Tezze capoluogo. È praticamente impossibile capire quante saranno le persone, saranno tantissime. Noi abbiamo nell'area della manifestazione la possibilità di ospitare circa 5.000 persone e poi insomma lungo la strada o davanti alla chiesa, nella piazza davanti al municipio. Saranno installati anche dei maxi schermi che permetteranno di seguire meglio la cerimonia. L'affluenza sarà notevole e quindi un comportamento dignitoso sia per il momento, sia per la celebrazione, sia perché Sammy se lo merita.